piccolo sassolino a rappresentare il Gesù bambino, accanto altre quattro pietre, Maria, Giuseppe, il bue e l'asinello. È senza dubbio un presepe alquanto originale, quello allestito all'orciolaia, interamente realizzato con le pietre. Posso fare tante cosine, si è iniziato con fare da noi questa cosa, la gente piaceva. E da lì in poi con un amico mio che si chiama Pasquale abbiamo creato questo presepe. Quest'anno l'abbiamo un pochino ampliato su quella specie di montagna, diciamo, che viene giù acqua, e da lì c'è questo ruscello che va verso questi aratroccoli fatti sempre di pietra e dà quell'impressione veramente abbastanza bene, ecco. Si vede che la gente ha apprezzato tanto questa piccola cosa. Poi ci sono questi balconcini ripiegati di rame, fatti bombati, che sono molto molto laboriosi, ma sono da vedere. Sempre all'orciolaia un'altra rappresentazione della natività, quella creata da Giuseppe Marconi, che anno dopo anno si arricchisce sempre più. Ma è un gioiello che sta qui tutto l'anno, che per Natale si rinnova sempre, si modifica, che ha portato un sacco di lavoro. E niente, però è una soddisfazione, perché poi con tutti i nipoti che ho oggi è bello ritrovarsi con i nipoti qui a vedere davanti al presepe questa cosa che ho fatto, che ho sempre avuto fin da bambino l'idea di fare il presepe, e quindi adesso ce l'ho tutto l'anno, perché non lo tocco, perché ci vogliono i mesi per poterlo fare. Tanti personaggi che si muovono, la caratteristica è questa, un po' tutti i mestieri sono rappresentati, perché nel presepe logicamente un po' tutti quelli che sono in attività vanno rappresentati. Poi visto, cioè, abbiamo anche gli eventi atmosferici, i lampi, le stelle, stella cometa, e ci nevica, è molto bello, è molto suggestivo vedere di notte che sta nevicando, e in bianca addirittura, però è tipo di materiale che non bagna, quindi non ci sono problemi.